Pike, lo squartatore del porto insanguinato. Abbandonato dalla sua ciurma, Pike è affogato, ma non è morto. Per vendetta, questo revenant degli abissi bracca, storpia e uccide chiunque si trovi su una lista, che non finisce mai. Benvenuti alla vetrina campioni di Pike. La passiva di Pike è dono degli affogati. Quando Pike è celato ai nemici, rigenera velocemente parte della salute persa di recente contro i campioni. Pike converte anche la salute bonus da qualsiasi fonte in attacco fisico bonus, compresi oggetti e abilità degli alleati. La sua Q è arpionaggio. Fiuto il tuo panico. Se premi la Q, Pike infilza e rallenta sensibilmente tutti i nemici davanti a lui. Se la tieni premuta un po' più a lungo, Pike si prepara e lancia il suo arpione, impalando il primo nemico colpito e tirandolo verso di sé. L'arpione tirerà la preda sempre alla stessa distanza. Quindi puoi tirare campioni attraverso i muri e lanciare quelli vicini dietro di te. La W di Pike è immersione spettrale. Pike si tuffa nelle acque spettrali, entra in mimesi e ottiene un sensibile aumento di velocità di movimento che decresce in pochi secondi. La W è ottima per assalire i nemici, ma è anche il modo principale per ottenere dono degli affogati durante un combattimento. Impiegare qualche secondo per uscire dalla visione manterrà la salute al massimo e i nemici sulle spine. La E di Pike è risacca fantasma. Pike scatta, lasciandosi alle spalle un fantasma affogato. Dopo un ritardo, il fantasma torna da Pike, danneggiando e stordendo tutti i nemici che attraversa. Il fantasma è un assalitore duro a morire, che seguirà Pike fino alla sua destinazione finale. Non importa dove vai o come ci arrivi. Non iniziare sempre lanciando l'arpione con la Q come se fossi il capitano Ahab. Sii imprevedibile, variando il metodo di ingaggio e usando la E prima di arpionare i nemici. La suprema di Pike è morte dagli abissi. Ho sopportato bene. Pike colpisce in un'area a forma di X, teletrasportandosi sui campioni e giustiziando quelli con meno di una quantità fissa di salute, ignorando resistenze e scudi. I nemici al di sopra della soglia subiscono danni normalmente. Pike può usare di nuovo la R per breve tempo quando un campione muore nella zona X, anche se non ha inferto il colpo di grazia. Finalmente non ti dimeni più. Inoltre, l'ultimo alleato che ha fatto l'assist per l'uccisione di Pike partecipa al bottino, ottenendo tutto l'oro dell'uccisione. Non è rubare un'uccisione, è condividere. In corsia, Pike cerca sempre occasioni per un all-in, dove uncinare, allineare e abbattere i nemici. Una volta terminata la carneficina, cerca sulla mappa altre prede. La X indica il punto giusto. Guarda sempre all'orizzonte e fai attenzione ai nemici con rinforzi, o potresti avere difficoltà a restare a galla. A Pike piacciono le rune che massimizzano il suo potenziale omicida. Scegli dominazione per rune come elettroshock e impatto improvviso per sfilettare ogni nemico. Con camminare sull'acqua e celerità di stregoneria, il tuo vagare sarà più efficace e il fiume diventerà un cimitero. Quando spendi i tuoi soldi sporchi di sangue, acquista oggetti come lama crepuscolare o lama di Yumu per aumentare danni e letalità. Per una maggiore utilità in corsia, prova un oggetto di supporto tradizionale come scudo reliquia. La conversione della salute di dono degli affogati ti fornirà altro attacco fisico. Anche se Pike non elimina i bersagli velocemente come gli altri assassini, può apparire con poco preavviso e spedire comunque i nemici negli abissi in pochi secondi. Mettere a segno arpionaggio assicura che vengano colpiti da risacca fantasma. Quando hanno poca salute, colpiscili con la X per un'uccisione. Immersione spettrale e risacca fantasma aiutano Pike ad attraversare velocemente la mappa per compiere i suoi crimini. La versatilità di movimento si estende anche alla suprema, sfruttando il teletrasporto per dei colpi a sorpresa. Se anche per te la morte è l'effetto di controllo migliore che ci sia, arruola Pike nella tua ciurma e inizia a spuntare i nomi dalla lista. Grazie per aver seguito la vetrina campioni di Pike. Infilza i link qui sotto per maggiori informazioni sullo squartatore.